Ciao ragazzi, bentornati al nuovo appuntamento con le ricette dell'amore vero di Halloween. La ricetta di oggi è forse la più terrificante e paurosa ricetta che abbiate mai visto. Sono le dita di strega insanguinate. Questa ricetta è in collaborazione con una delle più talentuose make-up artist di YouTube, Simona Nappi. A fine video potrete vedere anche il suo terrificante make-up di Halloween. Ma ora andiamo subito a vedere cosa occorre per realizzare le spaventose dita di strega insanguinate. Per realizzare le dita di strega insanguinate occorrono 250 g di farina 00, un cucchiaio di succo di limone, 150 g di burro, un cucchiaino di essenza di vaniglia, 1 g di sale fino, 100 g di zucchero a velo, 40 g di tuorlo d'uovo, mandorle pelate Euro Company. E la salsa di amarene Fabbri. Adesso andiamo subito a realizzarle. Prima cosa dovrete preparare la pasta frolla. La ricetta perfetta la troverete cliccando sulla destra. Quando la pasta frolla sarà pronta, prendetene un pezzo alla volta e procedete a lavorarlo. Fate un salsicciotto che poi schiaccerete nella parte in basso e in alto. Schiacciate leggermente la pasta frolla in due punti per simulare le falangi delle dita, premendo sopra e ai lati. Ora, con una lama appuntita di coltello, formate le pieghe delle vostre dita nelle parti non schiacciate ed inserite una mandorla sulla punta, premendo delicatamente per incastrarla per bene e togliendo, se necessario, una parte di frolla in eccesso. Ed ecco che avete formato il primo dito di strega. Ora procedete così per tutta la pasta frolla. Io con queste dosi ho ricavato 16 dita di strega. Appena saranno pronte e posizionate sulla carta forno, cuocetele in forno preriscaldato a 160 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco le vostre dita appena sfornate. Fatele raffreddare completamente, dopodiché procedete con la decorazione. Prendete il dito, sollevate la mandorla e versate qualche goccia di salsa di amarene. Rimettete la mandorla sul dito e con l'aiuto delle vostre mani versate dell'altra salsa intorno all'unghia per simulare il sangue. Aggiungete dell'altra salsa di amarene anche sull'estremità delle dita, in modo da simulare le dita mozzate. Fate questo per tutte le dita. Ed ecco pronte le dita di strega insanguinate. Sono davvero terrificanti, non trovate? Mi raccomando, ragazzi, se vi sono piaciute mettete mi piace e condividetele con i vostri amici. E se le realizzerete anche voi, ditemelo in un commento. Vi ricordo che potete seguire le ricette dell'amore vero anche su Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. Ora vi lascio al terrificante make-up che Simona Nappi ha realizzato per Halloween. Andate subito a vederlo. Ciao a tutti!